La cioccolata fondente è migliore di quella al latte? Allora, sul cioccolato fondente, si è detto tutto il contrario di tutto. Alcune persone pensano addirittura che non abbia calorie. Più di una persona mi ha chiesto se fosse vero che la cioccolata fondente non avesse calorie. Ovviamente questa è una fesseria atomica. La cioccolata fondente non solo ha le calorie, ma ne ha tantissime, proprio tante, tante, tante. Tra l'altro, più si sale con la percentuale di cacao, quindi cioccolato al 50, 60, 70%, 80, 90, eccetera, eccetera, maggiori saranno le calorie. Questo perché il cacao è un alimento grasso, quindi più cacao c'è, più grassi ci sono e meno di conseguenza ci saranno zuccheri. Quindi, però, dato che i grassi sono più calorici degli zuccheri, se abbiamo più grassi le calorie aumentano. Tant'è che appunto 100 grammi di cioccolata fondente possono anche superare le 600 calorie, quindi una quantità di calorie piuttosto importante. Quindi qual è meglio? Quello al 50%, quello al latte, quello al 90% o quale altro tipo di cioccolato? Allora, nella pratica nessuno è meglio perché se ne dovrebbe mangiare talmente poco che le differenze diventano irrilevanti. Il fatto che uno ci abbia un po' più zucchero o meno zucchero è assolutamente irrilevante. Questo perché la cioccolata, e adesso vi rovino la giornata, ho fatto anche la rima, non va mangiata tutti i giorni. La cioccolata va mangiata una volta ogni tanto, va mangiata raramente. Le linee guida nutrizionali ci dicono che la cioccolata è un alimento da mangiare in maniera occasionale. Occasionale vuol dire una volta ogni tanto, vuol dire molto raramente, non è un alimento di quelli da consumare con regolarità, perché non ci dà nessun beneficio. Ok? Vi spiego anche perché. Da un lato, ovviamente, ci sono zuccheri se non prendiamo quello al 99%, quindi più scendiamo di percentuale, maggiore sarà la quantità di zucchero presente, quindi già solo per quello andrebbe ridotto il consumo in maniera drastica. Punto numero due, i grassi che apporta il cioccolato non sono grassi buoni, perché per la maggior parte sono grassi saturi. Punto numero tre, si fa tanto parlare dei polifenoli presenti nel cioccolato, che ne contiene tantissimi, 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 molto più di tanti altri alimenti, che è tecnicamente vero, ma praticamente falso. Mi spiego meglio. È vero che 100 grammi di cacao hanno più polifenoli di 100 grammi di un altro alimento, quali per esempio i broccoli, d'accordo? Però qua si fa l'errore di paragonare grammo con grammo e noi non dobbiamo paragonare grammo con grammo, dobbiamo paragonare porzione con porzione. Perché una porzione di cioccolato è 10 grammi, 15 grammi al massimo, una porzione di broccoli sono 200 grammi, quindi se noi andiamo a paragonare le porzioni di questi due alimenti, i broccoli vincono e stravincono contro il cioccolato, senza considerare che 15 grammi di cioccolato possono avere anche 90 calorie, 100 calorie, 200 grammi di broccoli hanno 40 calorie, quindi stiamo parlando proprio di differenze abissali, perché se facciamo appunto il paragone addirittura per caloria, ciao, lì proprio ci andiamo in un mondo a parte, perché ovviamente lì poi le differenze sono ancora più marcate. Quindi chi fa il paragone grammo con grammo lo fa in malafede, lo fa o perché non conosce l'argomento o lo fa in malafede perché è in malafede, perché non è un paragone che può essere fatto in questo modo, deve essere fatto invece in maniera corretta, cioè di quanto effettivamente se ne mangi, perché se dobbiamo fare il paragone grammo per grammo vuol dire che devi mangiarti 200 grammi di cioccolata al giorno. E non si può perché ovviamente mi crea dei problemi. Quindi la cioccolata è un dolce, la cioccolata è un qualcosa che va mangiata ogni tanto e il discorso che il cioccolato mette di buon umore, eccetera, eccetera, anche lì è un discorso un po' fumoso perché la cioccolata, diciamo
si mangia perché piace. Spesso molti cercano una scusa per mangiare la cioccolata, una giustificazione anche con se stessi per mangiare la cioccolata. Ah, mangio la cioccolata che c'ha i polifenoli, ma dove? Mangio la cioccolata che mette di buon umore, perché c'è la teobromina che mi mette di buon umore, ma dove? Mangi la cioccolata perché ti piace e ci sta e va bene, però ecco, ammettiamolo, io mangio la cioccolata perché mi piace e ho voglia di mangiare la cioccolata, punto, fallo tranquillamente, ogni tanto, senza abusarne, però appunto ammetti con te stesso o te stessa che la stai mangiando perché ti piace. Io la mangio la cioccolata, mi piace la cioccolata, quando la mangio perché ne ho voglia della cioccolata e mangio la cioccolata, fine dei giochi. Non sto a autoconvincermi dicendo sto mangiando la cioccolata perché c'è il polifenolo. No, la cioccolata è un dolcetto e come tale va trattato. Quantità piccole, non tutti i giorni, assolutissimamente non tutti i giorni, va mangiata una volta ogni tanto. Poi qualcuno mi potrebbe venire a dire, ma ci sono tuoi colleghi che mettono la cioccolata ogni giorno nelle diete. Allora cosa fanno? Loro sbagliano? Bisogna vedere il contesto. Perché in alcuni casi va bene concedersi un piccolo peccato per permettere al paziente di essere più aderente alla dieta. Perché se una persona che ha un certo tipo di background dovessi dirgli guarda tu la cioccolata non la vedrai mai più neanche col binocolo, ti è la dieta, buon appetito, magari quella persona dopo 2 giorni mi smette di seguire la dieta perché entra in un loop particolare e quindi abbandona la dieta. Se io invece magari a quella stessa persona gli dicessi guarda questa è la dieta e ci sono 10 grammi di cioccolata al giorno, quella persona magari si sente più portata, si sente più in grado di seguire la dieta perché c'ha il contentino della cioccolata, che non è una cosa concettualmente corretta ma praticamente corretta, perché permette alla persona di aderire alla dieta in maniera più efficace, in maniera più semplice, quindi in certe situazioni può avere senso mettere la cioccolata anche tutti i giorni in piccole quantità per permettere al paziente di seguire la dieta in maniera più semplice. Però appunto sono eccezioni, sono dei casi particolari che non vanno bene per tutti, vanno valutati appunto da caso a caso, bisogna vedere anche il background diciamo psicologico della persona che abbiamo davanti. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi invece mangiare cioccolata tutti i giorni è sbagliato. Quindi cioccolata è un dolce, la cioccolata va mangiata ogni tanto e in quel contesto lì non bisogna neanche stare a pensare prendo quella al 90%, prendo quella al 30%, prendete quella che vi piace, tanto dovete mangiarne poca una volta ogni tanto. A me per esempio quella all'80%, al 90% fa schifo, non riesco a mangiarla, è troppo amara, io preferisco quella al 70% o 75%, quella mi piace anche tanto, quindi quando la compro, compro quella. Però quella per esempio all'80-90% già non mi piace perché è troppo amara, quindi è una questione anche di gusti. Però se ne mangia talmente poca che la differenza è irrilevante, perché se mangio quella al 70% che c'ha il 30% di zucchero, mettiamo esattamente così giusto per fare i conti bene, e quella al 90% c'ha solo il 10% di zucchero, su una quantità di 10 grammi stiamo parlando di una differenza di 2 grammi di zucchero, cioè niente, praticamente nulla, quindi è totalmente irrilevante. E in questo contesto va mangiata quella che più piace, perché appunto la cioccolata è un piacere, non è un dovere, non è un beneficio, non dà benefici per la salute, non dà niente di niente, è semplicemente un piccolo piacere che ci concediamo ogni tanto, fine dei giochi. Bene, per il momento mi fermo qui, come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a lasciare un like e a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carica emotiva.